Mi dicono che è vietato avere sigarette elettroniche in Thailandia. Premetto che la mia valigia ovviamente è passata sotto lo scanner, io questa sigarettina la tenevo proprio nella borsa e al metal detector non mi hanno detto nulla. Sicuramente dovevo informarmi meglio sulle regole. C'è anche da dire che in Thailandia è vietato utilizzare proprio sigarette elettroniche a vapore. Questa non è Non è ritenuta, vapore. anche da chi la vende, proprio non fa parte di quella serie di sigarette. Vabbè, Ma detto ciò, fatto comunque, sta che loro io. ti hanno detto: tu hai una cosa che qui in Thailandia per noi è illegale, perché non si può. E allora che cosa Sì, hanno fatto? Tu hai esatto. cercato e hai detto: E la voglio prima cosa chiamare che mi appunto hanno detto. l'ambasciata, e ti hanno tolto i telefonini, giusto? Sì, la prima cosa, esatto, ho sbagliato perché al momento che ho detto va bene, mi fate chiamare l'ambasciata, si sono proprio scaldati, si sono arrabbiati e mi hanno iniziato a gridare che io avrei passato la notte in prigione, ma io credevo scherzassero all'inizio perché mai avrei pensato. Poi invece in quel momento hanno spostato Luigi Mario, l'hanno portato via. Luigi in tutto ciò un attimo prima cercava di dire vi chiediamo scusa, cosa possiamo fare? Possiamo pagare una multa? E loro continuavano a ripetere che no, io sarei dovuta stare in prigione una notte e la mattina dopo pagare 50.000 baht, che sarebbero circa 1.500 euro. E lui ha chiesto addirittura, vi prego, posso andare io perché quella sigaretta è mia. E loro no, niente, non c'era niente da fare, gli hanno detto è nella sua borsa, ci va lei, non ci vai tu, al che dopo appunto aver detto dell'ambasciata mi prendono e mi portano nella cella della caserma, quindi non era dentro una prigione, però sono tipo quelle le celle dove ti tengono lì magari una notte piuttosto che qualche ora. Beh, io credevo di essere in uno scherzo a un certo punto, quindi fino a quel momento non mi sono neanche messa a piangere. Quando però ho visto che mi hanno tolto tutto, non c'era più Luigi Mario, non sapevo davvero cosa fare perché non sapevo come avvisare neanche, non lo so, un mio familiare o qualcuno.